benvenuti alla quinta puntata di Cavalli on Live. Noi siamo Elena e Sergio della redazione nazionale WISP. Camilla e Fabrizio sono in tour, ovviamente a cavallo, nei circoli ippici WISP per accogliere testimonianze e immagini da proporvi nelle prossime due puntate, le ultime prima di incontrarci di persona a Verona per Fiera Cavalli dal 4 novembre. Ricordiamo che questi appuntamenti vogliono raccontare le realtà di eccellenza in Italia, accompagnando la community dell'equitazione all'edizione 2021 di Fiera Cavalli e avere un dialogo costante e una forte interazione con il mondo degli appassionati che ruota intorno al cavallo e al binomio cavallo e cavaliere. I video e le interviste valorizzano quanto di innovativo sia stato fatto e realizzato da WISP e Copneus, dalle aziende della filiera e dai partner universitari, con le pavimentazioni in gomma riciclata in PFU, pneumatici fuori uso, sempre con l'obiettivo di favorire e promuovere il benessere del cavallo, grazie ad un approccio sostenibile e responsabile proprio dell'economia circolare. Nel frattempo continuate a scriverci all'indirizzo email benessere del cavallo@wisp.it, inviateci notizie sulla vostra attività, foto e video e curiosità e li pubblicheremo sul sito dedicato all'equitazione WISP. Cominciamo la puntata di oggi con il contributo di Giorgio Pisano di Ecopneus, che ci parlerà dei campi in gomma riciclata da pneumatici fuori uso che rappresentano la nuova frontiera dell'equitazione. L'obiettivo è sempre quello di tutelare il benessere del cavallo, proposito che si può raggiungere anche grazie a questo materiale innovativo utilizzato per i campi di equitazione. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Pisano di Ecopneus, sono responsabile di sviluppo mercati e mi occupo della promozione delle applicazioni ludico-sportive realizzate con gomma riciclata da pneumatici fuori uso. 5 anni fa sono venuto a conoscenza di un'applicazione realizzata in Francia, a Nantes, e di un campo da lavoro dedicato ai cavalli realizzato con gomma riciclata. Questa esperienza abbiamo deciso di portarla in Italia e grazie alla collaborazione con WISP, con cui collaboriamo da anni per promuovere tutte le applicazioni ludico-sportive, e grazie alla collaborazione del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia e al CEMIVET, che è il Centro Militare Veterinario per la riproduzione dei cavalli dell'esercito, abbiamo sviluppato alcune soluzioni per realizzare dei campi da lavoro tutte realizzate con gomma riciclata. Da qui è nata una prima esperienza a Todi, dove abbiamo realizzato un campo miscelato con sabbia e gomma, per poi proseguire a un campo realizzato ad Orvieto, realizzato totalmente con gomma riciclata. Questa soluzione è stata testata e certificata dai professori e dal CEMIVET, tant'è che abbiamo deciso di presentarla a Fiera Cavalli Verona. A Fiera Cavalli Verona il successo è stato immediato, tant'è che anche il centro prestigioso della Marzotto, l'Equestrian Center, ha adottato questa soluzione dedicata al mondo del jumping. Questo campo, presentato al padiglione 7 di Fiera Cavalli, veniva utilizzato dai campioni dello sport, del jumping, come campo da riscaldamento prima della competizione. Sempre grazie alla collaborazione con WISP e dei veterinari di Perugia, abbiamo organizzato un webinar dedicato ai futuri veterinari, agli studenti veterinari. Anche quest'anno saremo presenti a Fiera Cavalli, dove presenteremo le novità e le ricerche effettuate in questi anni, per cui vi aspettiamo. Continuiamo a parlare dei benefici dei campi in gomma riciclata e della ricerca effettuata presso il campo Happy Horse di Orvieto, che è stato rinnovato proprio grazie ad Ecopneus. Ascoltiamo a tal proposito l'intervista a Marco Pepe, docente di veterinaria presso l'Università di Perugia. Ci troviamo presso l'ospedale veterinario didattico dell'Università degli Studi di Perugia, all'interno del quale si trattano le malattie del cavallo, e all'interno del dipartimento è presente anche il centro di studi del cavallo sportivo, con il quale Ecopneus e WISP hanno stretto da qualche anno una collaborazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove pavimentazioni come superfici di lavoro per questi animali. Parte di questa collaborazione ha riguardato lo studio di un campo in PFU, che poi è stato modificato in un secondo campo, ed è stata fatta una comparazione tra queste due tipologie di campo e la sabbia, utilizzando uno strumento particolare molto utile, che è l'Equinosis Locator, che è un sistema di rilevazione inerziale delle zoppie del cavallo.
Abbiamo voluto comparare i campi in PFU con la sabbia perché la sabbia ad oggi è considerata la superficie migliore per l'utilizzo dei cavalli da concorso e da dressage a livello internazionale. La ricerca è stata portata avanti su due gruppi di cavalli, ovvero sia un gruppo di cavalli sani o fit to compete, come viene definito oggi, e un gruppo di cavalli con delle zoppie. Tutti i cavalli sono stati valutati sia in linea retta, sia in volta a mano destra e a mano sinistra alla longia, sia montati dal cavaliere. I risultati sono stati molto incoraggianti perché hanno permesso di mettere in evidenza che per quanto riguarda i cavalli sani non c'è una grossa disparità, differenza significativa tra la superficie in sabbia e le due superfici in gomma, mentre per quanto riguarda i cavalli zoppi ci sono delle piccole differenze, probabilmente sono legate al tipo di superficie. I vantaggi dei campi in PFU rispetto agli altri campi sono molteplici. Il primo è che le superfici sono più regolari e più drenanti, non hanno bisogno di acqua, possono essere utilizzati per 24 ore al giorno, sia durante l'estate che durante l'inverno, anche quando fa molto freddo, e soprattutto sono praticamente annullate le polveri della sabbia. Chiudiamo l'appuntamento di oggi parlando del binomio cavallo-cavaliere e di una delle discipline che sempre di più viene apprezzata dal mondo equestre, la monta western. Ve lo racconto in questo video. Da sempre la monta western è considerata da tutti una pratica equestre rude. Molto probabilmente perché viene associata al mondo rurale e allo stereotipo del cowboy, ma grazie all'impegno di molti centri equestri e strutture WISP è in atto da tempo una promozione dei valori educativi e ludici che la monta western rappresenta. Inoltre, come si può vedere anche dalle immagini, questa disciplina può essere praticata da tutti. Infatti, sia adulti che ragazzi possono imparare uno stile originale, che si nota anche nell'abbigliamento, rispetto alle altre discipline più canoniche. Ciò che differenzia la monta western è la corretta posizione del binomio cavallo e cavaliere. Infatti, questa è caratterizzata dall'utilizzo di una sua sella puramente stile monta western, che consente lo scarico del peso del cavaliere in maniera distribuita. Diversa è la bardatura del cavallo, che consente al binomio di realizzare le figure tipiche della monta western. Una fra le più conosciute è lo spin, manovra caratteristica del reining, specialità questa dell'equitazione americana. La monta western è anche lavoro con il bestiame, ad esempio il cutting, specialità nata per un'esigenza pratica dei mandriani che dovevano dividere i capi della mandria per la loro marchiatura o cattura, che si è trasformata in seguito in una vera e propria specialità sportiva. Oggetto di gare caratterizzate da un'elevata spettacolarità per i movimenti velocissimi del cavallo che costringono il cavaliere a reggersi al pomello della sella per non essere sbalzato. La monta western è particolarmente indicata per le razze equine americane, in particolare il Quarter Horse. Eccoci arrivati quindi alla fine di questa quinta puntata. Vi diamo appuntamento all'11 ottobre alle ore 19:30 con un altro incontro ricco di contenuti e di novità sul tema del benessere del cavallo.
Continuate a seguirci sui social e a scriverci al nostro indirizzo email benessere del cavallo@wisp.it. Grazie di averci seguito.